Allora, abbiamo deciso di fare la conferenza stampa in merito a quello che sta succedendo in Benetti perché riteniamo che dentro l'azienda ci possano essere degli sviluppi che siano sia interni direttamente con Azimut Benetti sia con tutte le aziende dell'indotto. E vista quella che è la situazione dal punto di vista occupazionale su questo territorio, riteniamo che questo possa essere un elemento di prospettiva per tutti quei lavoratori che in questo momento sono in difficoltà e a breve qualcuno terminerà gli ammortizzatori sociali ed altri li hanno già persi. Naturalmente quello che emerge dal fatto del cantiere è che storicamente il cantiere è sempre stato e deve continuare ad essere un patrimonio dove ci sono e ci devono confluire tutte le necessità al fine che questo possa essere un'azienda di riferimento anche in prospettiva. A fronte di questo, la RSU aziendale ha svolto in questo ultimo periodo un lavoro egregio, che di fatto ha sancito una serie di passaggi nel rapporto con l'azienda importanti che riguardano non soltanto al presente, ma anche a quelle che sono le prospettive future. Tant'è che in cantiere si stanno sviluppando tutta una serie di opportunità che appunto potrebbero, usando il condizionale, potrebbero rispondere a tutte le esigenze che ormai da anni stiamo spingendo. Non neghiamo che c'è stata una parentesi molto complicata che è emersa tra il 2009 e il 2012, dove le stesse RSU hanno affrontato sicuramente situazioni diverse rispetto a quelle che oggi ci troviamo ad affrontare. Tra il 2009 e il 2012 ci sono stati momenti di difficoltà dal punto di vista politico, quindi anche attraverso procedure di cassa integrazione e quant'altro che hanno messo in difficoltà anche la tenuta stessa dei lavoratori. Oggi si parla di abbiamo mantenuto quelli che erano in qualche modo i livelli occupazionali e oggi finalmente possiamo dire di essere usciti da queste difficoltà, iniziando un percorso sicuramente diverso e più virtuoso, che va a coniugare quelle che sono le prospettive produttive alle prospettive occupazionali fino a un rapporto con la città che riteniamo essere necessariamente più stringente anche a livello istituzionale. Sì, praticamente ad oggi fortunatamente abbiamo una situazione dove ci sono 6-7 barche in fase progettuale da 60-70 metri, quindi che rientrano nella fascia dei mega, e numero 3 imbarcazione con 300 metri, che sono sì anch'esse in fase progettuale, ma sono già in fase di produzione, in quanto i primi blocchi sono già arrivati in cantiere all'interno dei nuovi capannali. Naturalmente abbiamo discusso con l'azienda perché abbiamo condiviso le dinamiche strutturali che doveva assumere il cantiere perché si potesse far fronte in modo strutturale a questo carico di lavoro. Quindi lo sforzo sarà enorme sia sotto il punto di vista diretto che quello indiretto, e per indiretto intendiamo la parte dell'indotto. Naturalmente ci è stato comunicato, ci è stato detto che verranno fatte delle assunzioni nell'arco del prossimo triennio, ma decine di unità, cioè Decine di unità. Una cinquantina? Decine di unità. Decine di unità, decine di unità. Ci sono passo dall'azienda Sì, assolutamente.
naturalmente a seguire dovrà esserci tutto il ragionamento che ruota sulla parte dell'indotto, che altresì dovrà strutturarsi in modo adeguato per assecondare quelle che sono le esigenze di questo carico. Quindi ci siamo attivati anche in tal senso per dar vita a corsi di formazione e di riconversione professionale indirizzati appunto a queste imprese che ruotano attualmente in cantiere, per quelle che verranno, che dovranno attivarsi il prima possibile, ecco. Perché il pezzo lo farà il cantiere, ma l'altro pezzo dovrà essere fatto anche dalle ditte che ruotano all'interno del cantiere. Quindi i lavoratori delle ditte esterne al cantiere. Sì. Esatto, dell'indotto. Quindi abbiamo anche fatto un ragionamento su quelle che sono, diciamo, le dinamiche che dovrebbero, diciamo, abbracciare un po' più la realtà territoriale, nel senso che abbiamo condiviso alcuni progetti che coinvolgono gli istituti scolastici tecnici della città, perché si avviino il prima possibile all'interno di questo sviluppo produttivo dei corsi, degli stage, per coloro che poi magari diventeranno i futuri dipendenti del cantiere e delle ditte che vi operano. Gli istituti tecnici? Sì, presenti in città. Gli istituti tecnici presenti in città. Iti, Orlando, l'auto. Un po' in genere, dai. Che dentro il cantiere c'è gli ingredienti perché tutti possano partecipare, a partire da quello del liceo arriva a quello dell'Orlando. Questo no. Sulle ditte hai detto qualcosa? Sulle ditte che sì, il discorso della struttura che dovranno darsi per... Chiaramente le ditte, per rimanere agganciate alle esigenze lavorative e del piano industriale del cantiere, dovranno strutturarsi di conseguenza. Dovranno a loro volta, tramite i corsi che abbiamo sopracitato, assumere personale del territorio. Dopo ovviamente un percorso formativo. Dopo un percorso formativo, chiaramente. Quindi voi chiedete questo, praticamente, che le ditte appunto esterne al cantiere Abbiamo già condiviso, non è che siamo aspettiamo che prenda sulla forma. Stampa. Avete chiesto, ora aspettiamo che prenda così. Forma. No, diciamo che non è così, però dovrà essere così. Quindi siete soddisfatti di questo? Sì, sì, certamente. Diciamo siamo che sì. Cioè, noi faccio una premessa, abbiamo fatto questa conferenza stampa per piena soddisfazione dell'ultimo incontro che abbiamo avuto con l'azienda, con il rapporto che abbiamo un mesetto fa. Con il rapporto che abbiamo con le aziende, ecco, noi abbiamo fatto questa conferenza non per polemica ma per pura soddisfazione dell'operato, anche non solo della Vinetti ma anche quello sindacale, che non siamo stati con le mani in mano. Assolutamente. Una cosa, avete parlato anche di giovani, delle scuole, del futuro, eccetera. Però per diciamo, i lavoratori, che ne so, 45 anni che hanno perso lavoro. Corsi di riconversione professionale. Corsi di riconversione professionale. Okay, quindi cioè, abbiamo pensato anche a quello. Cioè, diciamo che la formazione che intendiamo noi all'interno del cantiere è una formazione che si divide in due tronconi, nel senso che c'è una parte che naturalmente che riguarderà soprattutto i giovani. Quindi si parla di persone con diplomi e quant'altro, cioè caratteristiche in merito per esempio a diventare un domani un capobarca o quant'altro, e questa è naturalmente una formazione che deve riguardare chi oggi esce da questi tipi di istituti tecnici. Poi abbiamo una parte naturalmente produttiva che dovrà naturalmente tenere di conto anche di quelle che sono poi le esigenze locali. Cioè, paradossalmente
è un assurdo che su questo territorio ci siano tutta una serie di disoccupati e che laddove ci sono delle opportunità questi disoccupati attraverso anche gli incentivi in merito a quelli che sono ragionamenti sulla mobilità rispetto all'accordo di programma, utilizzare questi incentivi, cercare di formare questi lavoratori e reinserirli in quelle che sono poi le attività che in questo momento vengono richieste dal cantiere. Non nego che ci sono enormi difficoltà in questo momento a reperire alcune figure, tra cui carpentieri, saldatori, tubisti, mentre abbiamo tutta una serie di lavoratori generici, quindi cartellisti e quant'altro. Ecco perché occorre cercare di fare una formazione mirata a quelle che poi saranno le evoluzioni anche dal punto di vista produttivo del cantiere stesso. Cioè averci un'opportunità su Livorno, dove abbiamo un'azienda in questo momento in forte espansione, e non averci poi i lavoratori che possono subentrare a fare questo tipo di attività sarebbe veramente un carattere. Ecco perché chiediamo, proprio perché è una prospettiva che comunque darà un po' di ossigeno anche al cantiere in un tempo che sarà un anno e mezzo, due anni, cercare di muoversi cercare di muoversi con i giusti tempi per comunque dare anche una risposta a questi tipi di lavoratori, perché noi non riteniamo che i lavoratori espulsi da stabilimenti o da altri luoghi di lavoro che magari anche non sono le fabbriche non siano nella condizione, una volta formati, poter entrare in un'azienda come cantiere vero. Occorre la volontà di provare a formare questi lavoratori spendendoci anche delle risorse, ma che poi diventano effettivamente lavoratori formati e quant'altro. L'azienda insieme alle ditte esterne, perché non è soltanto il cantiere, è fatto di tante piccole aziende, medio grandi aziende che dovranno in qualche modo rendersi parte integrante del processo di cambiamento che ci sarà all'interno del cantiere. Anche perché se questo, non avviene diventa complicato. Diventa complicato. Perché o siamo tutti in linea rispetto a quelle che possono essere date le risposte. Lavoro ce n'è. Capacità ci sono. E opportunità di trovare lavoratori c'è, quindi c'è un mix che insieme riteniamo opportuno poter poi coniugare. Ecco perché diciamo di muoversi per tempo, e l'incontro fatto alcune settimane fa sancisce, no? Questo percorso, un percorso che vede comunque il cantiere tornare al centro delle discussioni di quello che comunque vuole essere uno sviluppo locale, cosa che in passato magari era venuta meno a causa appunto anche della crisi. Cioè noi vediamo il cantiere di Livorno come un'opportunità, sì, del cantiere, ma una grossa opportunità anche per la città tutta intera. Cioè noi vogliamo che il cantiere torni agli albori. Anche perché insomma non si parla semplicemente di un'azienda dove comunque si fabbrica buloni, qui si parla di armatori che arrivano, portano con sé gli equipaggi, portano con sé un certo tipo di attività non soltanto produttiva ma anche conoscitiva della città. Cioè l'armatore che proviene da paesi come l'Inghilterra, tedeschi, arabi, cioè si parla di un'azienda che può portare anche dal punto di vista dell'immagine su questo territorio una certa notorietà. Più arriva lavoro e più c'è prosperità per tutti. È logico che poi il discorso potrebbe ampliare a un ragionamento di attrattività anche degli equipaggi, di elementi che possono in qualche modo coniugare l'armatore che arriva invece magari di andare a Pisa, rimane a Livorno a visitare la città insieme agli equipaggi, che non sono equipaggi di 2 o 3 persone, anche perché sono equipaggi veramente corposi. Tutta la sera in Usben che ruota già le fitte. Ma l'altra sera c'è stato un varo in azienda, che ha portato, volente o nolente, comunque 800 persone dentro il cantiere. Poi possiamo stare a discutere che va allargato ulteriormente questo tipo di attività per rendere ancora il cantiere ancora più parte integrante della città.
però ci sono dei momenti nei quali anche l'armatore stesso rende tra virgolette omaggio al lavoro svolto al cantiere aprendosi alla città. Non sono segnali di poco conto, non è che si faccia le gabbianelle, cioè non è che si fa i gozzi, tanto per essere chiari. Quindi ecco quello che è, può rappresentare il cantiere, non soltanto dal punto di vista produttivo ma anche dal punto di vista dell'immagine, in un momento nel quale Livorno ha forti difficoltà dal punto di vista lavorativo, può veramente rappresentare un elemento di impronta positiva per potersi rilanciare anche dal punto di vista locale e cittadino. Una cosa, ma nel caso in cui appunto venissero attivati i corsi di formazione e di riconversione da chi verrebbero svolti? Dall'azienda. Qui c'è da pensare all'azienda, con la regione lì entra in gioco la politica e noi facciamo un sindacato. Okay. Noi blindiamo i posti di lavoro, il resto ci pensino chi è pagato per quello. No, devo che magari non lo so, i lavoratori ci mettessero a disposizione stessa. No, io penso che questo mix deve essere un mix che preveda l'impegno dell'azienda a far sì della istituzione di questi corsi, sfruttando azienda e imprese, esatto, sfruttando tutte quelle che sono le opportunità che si vengono a creare su questo territorio. È logico che Azimut dal punto di vista si incentrerà molto dal punto di vista tecnico, quindi chi la farà da padrone dal punto di vista prettamente operativo saranno le aziende d'appalto. Quando i ragazzi appunto vi dicono no, che un ruolo fondamentale ce l'avranno le ditte, perché bisogna che anche le ditte riescano a capire che bisogna uscire da vecchie logiche ormai passate di una nicchia chiusa, cioè oggi si rischia, speriamo di no, ma si rischia di perdere delle aziende che fino a ieri sono state dentro il cantiere valide, ma alle quali oggi viene chiesto un ulteriore sforzo. Sforzo di adeguarsi. Di adeguarsi a quelle che sono le oggi, perché un conto è produrre uno yacht, una barca di 60 metri, e un conto è produrre una barca di 110-120. È una nave. E occorre delle personalità tali che siano coerenti rispetto alle produzioni che verranno fatte. C'è da fare una riflessione anche su tutta quella che è la filiera che ruota intorno, dovrebbe ruotare intorno al cantiere, che è una riflessione che facciamo noi al nostro interno da anni, che però non trova risposta, diciamo, nella sensibilità territoriale. Un esempio, Viareggio c'è un cantiere, attorno al cantiere c'è tutta una filiera per il cantiere. Livorno, per i materiali che servono a Livorno, si va ancora a Viareggio. Perché a parte poche realtà. Attorno al cantiere non è ancora nato niente che serva specificatamente al cantiere. Quindi è un peccato perché è un'opportunità anche quella persa, che darebbe comunque una risposta non indifferente al materiale. Stiamo scherzando. Per esempio, quando sarà pronta la quarta mare, che verrà un porto turistico bellissimo, sì, mettiamoci il pub, mettiamoci la discoteca, mettiamoci la banca, mettiamoci il punto sniper più per quelli che abbiano, mettiamoci tutto, ma mettiamoci anche i negozi che fanno parte di componentistica di Arredo per quanto riguarda la nautica da Viareggio. Allestimento. Perché per trovare un bulone devo andare a Viareggio a Carrara? Ma è assurdo, è assurdo. Che su questo territorio non ci sia la volontà imprenditoriale di aprire una realtà. Ecco dove noi vogliamo anche, chiamiamolo così, fare un salto a leva verso una provocazione verso la città. Ma certo, ma certo, ci dispiace. Sono occasioni occupazionali anche quelle, occasioni economiche perse. Perché gli ingredienti perché tutto ciò accada ci sono. Porto di Livorno, il cantiere di Livorno credo che come diportista in Italia non abbia niente da invidiare a nessuno, tendo a puntualizzare. Se permettete. Assolutamente. Quello che diceva Simone sull'attrattiva è importante per il discorso anche della divisione l'USME, che praticamente cura il refit, il repair delle barche che vengono a fare il messaggio. Naturalmente ci sono gli equipaggi,
che stazionano in città, e se gli equipaggi trovano degli spazi che comunque sono attrattivi, naturalmente ci tornano e portano tutti gli anni la barca in cantiere a sistemare gli armatori, perché poi l'armatore non è che fa portare la barca a riparare dove dice lui, ma dove gli dice l'equipaggio. Quindi se l'equipaggio si trova bene in un posto, e l'anno successivo si ritorna, ci ritorna, è tutta economia che gira poi, è tutta economia che gira. Va bene, vi ringrazio. Voi sapete RSUFIO.